Continua il lavoro delle istituzioni per combattere l'avanzata della xylella fastidiosa. Andiamo a fare il punto della situazione nel servizio di Roberta Campanella. Nuovo piano di azione per contrastare l'avanzata della xylella fastidiosa, il batterio killer degli ulivi che, secondo le stime in Puglia, ha interessato oltre 10 milioni di piante. Quali le caratteristiche principali? Ma sono diverse, tutte concertate con il mondo scientifico, nel senso che passiamo da una fase straordinaria, che devo dire ha visto anche la Presidenza del Consiglio aprire la procedura verso Bruxelles che chiude definitivamente il tema della infrazione nei nostri confronti, e ci aspettiamo il provvedimento ufficiale perché questo ci rinfranca e rincuora anche per il grande lavoro fatto in questi due anni. Ma diamo una prospettiva a quel piano di caratterizzazione triennale. Questo perché nel prossimo triennio, salvo le evidenze scientifiche, noi sappiamo tutte le attività da mettere in campo, tutta la nuova zona delimitata, che significa una zona di 5 km che monitoriamo palmo a palmo per evitare che avanzi la xylella nei termini del passato, e nel frattempo tutta l'opera di sensibilizzazione che portiamo avanti con la comunità scientifica, insieme ai comuni, alle agricole e insieme anche agli ordini professionali, perché ogni cittadino diventi attivo protagonista di questa fase che purtroppo proprio nelle ultime settimane non vede solo la xylella come fitopatia importante, ma per esempio la moria di alberi di fichi in Salento sta determinando un'attenzione verso altre fitopatie. A causa dell'elevato rischio fitosanitario confermato nella zona compresa tra Monopoli e Polignano, è istituita una nuova area delimitata, denominata Valle d'Itria, con relativa zona cuscinetto larga 5 km. Il tema Monopoli-Polignano e Polignano-Conversano è un tema che abbiamo studiato, e sono quelle strade a scorrimento veloce che vanno con i mezzi verso centri di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli o verso strutture che fanno manutenzione ai mezzi agricoli. Allora abbiamo verificato tutto ciò e stiamo, nell'ambito di questo piano, attenzionando proprio questa attività. Ma non ci fermiamo lì, perché da Mola e per 5 km a scendere noi stiamo tracciando dall'Adriatico allo Ionio una linea puntuale che abbraccia tutti i comuni delle diverse province, perché il monitoraggio si estenda capillarmente proprio per frenare l'avanzata. I numeri ci sono, ma sono molto inferiori rispetto al passato se consideriamo che abbiamo triplicato le indagini. Quindi questo significa che il problema c'è, è rallentato, ma noi non possiamo mai stare tranquilli, perché proprio partendo da questo dato, diciamo puntuale, possiamo mettere in campo strategie che nell'ambito del piano modifichiamo. Il piano triennale ha un'altra mission da svolgere, quella del reperimento dei professionisti per fare questi campionamenti, perché proprio il provvedimento della Corte dei Conti sulla utilizzazione del personale, diciamo, nella sua articolazione nell'ambito della norma, nell'ambito triennale, ci consente di prendere un numero di professionisti per poter fare l'esatto numero dei campioni secondo le norme di legge, perché vogliamo rispettare la regolamentazione europea, ma sappiamo come regione dello Stato membro che noi abbiamo degli obblighi rispetto al regolamento stesso, che osserveremo proprio perché non ci sia più apertura di procedure di infrazione e che si possa interloquire con Bruxelles come stiamo facendo, diciamo carte alle mani, cioè con i dati oggettivi e con un supporto tecnico scientifico molto robusto insieme all'osservatorio fitosanitario regionale, diciamo, che ha sempre seguito la cosa ma che sta irrobustendo la sua azione, perché è uno dei capisaldi politici, diciamo, di questo mandato. Insieme all'operazione del piano triennale uscirà il nuovo bando anche per gli innesti, che consentiremo alla piana degli ulivi ancora di giocarsi la partita anche sugli alberi sani con le nuove cultivar. Questo proprio per dare un senso, diciamo, molto più ampio di quella che è l'azione
molto aperta che stiamo facendo sui diversi temi, senza tralasciare nulla, guardando però alla realtà che è quella che noi viviamo quotidianamente.